Ciao a tutti. Allora, con oggi continuiamo quindi gli esercizi da seduto che abbiamo cominciato nello scorso episodio. Questi esercizi partiranno sempre dalla stessa posizione di partenza, ma saranno discretamente più difficili a livello proprio di fatica muscolare. Allora, ormai la posizione di partenza la conoscete, quindi per il prossimo esercizio mi metterò di fianco perché sarà più facile per voi vedere cosa sto facendo. Quindi in questo caso stacco le gambe, schiena bella dritta. Da qui porto le braccia in avanti per bilanciarmi, inspiro e allungo una gamba e l'altra. È molto difficile da fare senza allungare indietro il tronco. Per farlo ci vuole una discreta forza muscolare e un buon equilibrio. Siccome è anche abbastanza faticoso, si possono fare anche qui 4 ripetute. E poi riposiamo. Possiamo riposare anche un 10 secondi e poi ripartiamo. 1, 2. 3 e 4 e riposo. State molto attenti a non andare troppo indietro con la schiena, è molto importante. Terza serie, 1, 2, 3 e 4 e riposo. Bene, questo è il primo quindi dei 3 esercizi di oggi e è anche il più semplice. Infatti, il prossimo è sempre nella stessa posizione, soltanto che in questo caso, comporta un movimento globale di tutto il corpo. Ve lo faccio vedere, si parte da così, inspiro, espiro. Questo è piuttosto difficile. Vi do un paio di suggerimenti. Quando scendete, se non riuscite a mantenere la posizione, potete appoggiare. Il problema è che poi è più difficile venire in su. La cosa molto importante è che la lombare non si deve muovere, altrimenti potreste sentire dolore alla lombare. Anche qui, siccome è molto difficile, vi conviene fare un 4-6 ripetute in base a come vi sentite. Quindi lo facciamo insieme. Quando si scende, le mani in avanti aiutano un pochettino a mantenere la posizione. Se volete farlo con un grado di difficoltà un pochettino più alto, le mani possono andare al petto, in questo modo. Facciamo la terza ripetuta, inspiro e via. E stop, molto bene. Se voleste riposare un po' di più tra una ripetuta e l'altra, io vi consiglio di sdraiarvi e rilassarvi il più possibile, perché in questa posizione si sforzano molto i flessori della coscia e anche i muscoli della schiena e degli addominali. Sdraiandosi è il modo migliore per poterli riposare nel modo più corretto. Ok, adesso facciamo il terzo esercizio, che è ancora più difficile di questo, quindi fate molta attenzione. Lo faccio sempre di lato in modo da farvi vedere nel modo migliore.
Allora, questa volta la posizione di partenza è sempre questa, però si va in posizione come prima, si mantiene e si calcia. E torno su. Io direi che si può calciare in base a come vi sentite dalle 5 alle 10 volte. Inspiro e giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Su. Facciamo un buon riposo. E andiamo col terzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e stop. Bene, spero vi siano piaciuti gli esercizi di oggi. Fatemi sapere come sono andati, anche perché questi diciamo che non sono proprio una passeggiata. E niente, ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti.